al signor Lamesa, abbiamo il dottore Lombardo, il direttore della Biblioteca Comunale di Bucchieri. Ci ha parlato del dolce. È stata una conversazione abbastanza interessante. Noi tutti non sapevamo che Palazzolo avesse ancora viva una tradizione antichissima del dolce, addirittura collegata in riferimento alle festività particolari con alcuni dolci e biscotti. E non sapevamo ancora, dottore Lombardo, che il dolce avesse un valore addirittura di sacro o addirittura collegato ai riti orgiastici della dea Demetra. Beh, certo, non è certo una prerogativa solo di Palazzolo, ma è un ambiente, diciamo, siciliano, e nelle culture cerealicole queste simbologie sono o erano molto usuali. Chiaramente ciò che si consumava era un segno, cioè segnalava un qualcosa al di là del semplice alimento, cioè non ci si nutriva soltanto per vivere nel senso biologico, ci si nutriva per segnalare qualcosa, ecco, che erano significati chiaramente simbolici. Non per niente molti di questi pani dolci erano figurati, quindi chiaramente dei simboli. Dottor Lombardo, ci vuole dire in riferimento alle singole feste, ecco, quali sono i dolci palazzolesi tradizionali? Beh, sono stati descritti da parecchie pubblicazioni, soprattutto di Antonino Uccello, io non farei che ripeterle. Comunque, diciamo che seguono un iter calendariale. Chiaramente per Natale abbiamo i ciascuna, abbiamo i facciuna, e poi per Pasqua cassatelli, l'agnello pasquale. Ma io la cosa più importante che terrei a sottolineare è proprio questo, che Palazzolo è un paese conservativo sotto questo punto di vista, perché ancora un tessuto sociale tiene, una civiltà difende le proprie origini, le proprie tradizioni, e dove la qualità della vita è ancora all'80%, insomma la percentuale è tutta da stabilire, o comunque è ancora intatta. E questa qualità della vita è a fondamento certamente di una rivalorizzazione anche dell'agricoltura. Cioè io sostengo che qualità dei prodotti è uguale a qualità dei cibi. Se si toglie uno di questi due termini dell'equazione, chiaramente qualcosa precipita verso l'annullamento delle diversità, delle diversificazioni delle civiltà, e noi ne abbiamo tante, non solo come Palazzolo, come Sicilia in generale, di diversificazione culturale che fanno la nostra civiltà. Questo è, secondo me, il mio modesto parere. Io non credo molto alla industrializzazione dell'agricoltura, ma comunque sono pronto a, diciamo, se questo significa il progresso della nostra gente, delle nostre comunità, sono pronto a ricredermi. Però sinceramente io credo che la Sicilia, Palazzolo, le nostre comunità devono basare tutto sulla qualità, sulla difesa delle qualità dei prodotti.